Queste sono le pattine con cui pulisci casa. Le pattine è la cosa più antisetto che ho mai visto. Mi piace questo fondotinta e questo correttore, solo che adesso dobbiamo testare se dura durante la giornata. Questa è la mia tecnica per far uscire l'acqua dalle orecchie. Mi sdraio, il giro di qua, il giro di là e esce tutta l'acqua. Ecco, abbiamo trovato un'utilità per queste unghie, oltre a pulire gli angoletti con lo straccetto, come dice Brignano. Reginald! Frank è il mio nome, io e mia mamma ci chiamiamo Reginald, io sono Frank. Con questi occhiali che ho trovato su un banco a Trastevere. I very much like it. Non c'è un programma oggi, anche perché non siamo quelle persone organizzate che fanno oggi andremo qui, qui e qui e mangeremo lì, lì e lì. Qui è più oh, avocado toast, fermiamoci qui. Se mi muovo un altro po' mi devo rifare la doccia perché sono già sudata e let's go baby. Oh, mi odio profondamente. Rinunciare ai pantaloncini bianchi perché cipolle è ancora nella mia pancina e quel periodo del mese non è ancora arrivato e mi fa male la pancia e mi sento gonfia e nessuno ha richiesto che io condividessi queste cose, ma ve le condivido lo stesso, quindi niente pantaloncini bianchi perché mi stanno stretti e so che mangerò tipo tutte quelle cose salutari e lei tipo avocado toast, Caesar salad, salmon, cheese, fritillo cru, quindi preferisco mettermi una roba comoda così mi posso scordare di cibo. Ma baby, con la smart water, come siamo healthy, nice and cute, all fresh and clean. E basta, la smetto perché sto veramente risudando, poi mi devo andare a rifare la doccia. Oh, guarda quanto ci stavano bene i pantaloncini bianchi con la cinta rossa, gli occhiali rossi e le unghie bianche. Era tutto perfetto. Però sorella Greta ama il cibo. Sorella Greta comunque mi è uscito perché ormai il trend è qui, lanciato da James Charles. Lei è dire sister, sister Shade, sister this, sister Lou. Quindi mi è uscito sorella. Sorella però sembra molto tipo quei film con, non Meryl Streep, come si chiama quella tipa fighissima che fanno, che c'è il film Sister Act, era mi pare. Sorella mi ricorda forse quel film. Comunque non ho idea di che pantaloncini mettermi perché questi sono troppo piccoli, questi troppo piccoli. Wow, non ho vestiti letteralmente perché in tutte le volte che ho cambiato casa, ho viaggiato con valigie, ho perso cose un po' ovunque e non ho letteralmente più vestiti, quindi ci sarà un momento in cui andremo a fare shopping, che è una delle cose che ironicamente odio di più. L'idea di entrare in un negozio, sudare, cambiarmi, infilarmi, provarmi le cose, non va bene a Natale, andare a vedere. Quando vedi qualcosa che ti piace non è mai, non veste mai come lo vedi. Frate, non so che è l'unica opzione mettere questi pantaloncini bianchi. Vabbè, semmai li sbottono e ci metto la cinta che li tiene. Sono le cose che compro nei miei periodi dimagrimento, non so, però tutte noi donne abbiamo i periodi in cui non ce ne frega niente dell'esistenza, mangiamo qualsiasi cosa a qualsiasi ora, dolce, salato, mischiato insieme, quei periodi in cui tipo no. Quindi questo è uno di quei, cioè sono in una della fine, nella fine della fase del periodo oh no, I don't give a shit. E quindi non mi entra praticamente nulla. No, perché sennò mi devo cambiare tutto perché non ho più sotto. Non mi posso mettere i leggings lunghi in California il 15 di agosto perché penso che sennò mi svengo. Fa troppo schifo come alternativa questo pantaloncino. Sembra tipo che non ho saputo come mi volevo vestire. Tipo, non mi interessa, però sto andando al mare, ma non è un costume. No, non mi posso mettere questi pantaloncini, dai, non c'entrano niente. Ciao.
Allora, stiamo andando su Hollywood Boulevard, che è la strada con le stelle, cliché. Allora, questa è la Sunset, Sunset Boulevard. Praticamente Hollywood Boulevard è la parallela sulla sinistra. Infatti adesso giriamo a sinistra e c'è Hollywood Boulevard. Questa è la strada dove mi vedete sempre camminare nelle mie storie, dove c'è il posto dove vado a farmi la spray tan, dove ci sta il supermercato 24 ore, dove vado quando mi sveglio alle 3 del mattino e c'ho fame. Ok, questo è Hollywood Boulevard e, non so quale sia il programma, però ho un pochino fame. Penso che da cliché continuerò con il caffè da Starbucks, perché questo caldo è davvero davvero forte e sento le energie che proprio vanno e mi mancava questa strada. Oh, mi sento a casa. Ma tu sei un morbidissimo. Madonna, non ti posso toccare, sono un muoio di allergia. Ma sei proprio un morbidissimo. C'è tutto il negozio punk rock. E poi c'è lui. E lui che sono io. Ma questo zampino, mamma mia, come si prende quell'orecchietta. Allora, il mio go-to da Starbucks è ice caramel latte o vanilla latte, sempre freddo, ice. Io bevo il vero caffè, non vado a Starbucks, ma io sono una pussy lady girl, white, basic white bitch. Quindi vado da Starbucks e mi prendo un vanilla ice latte grande. Blue latte and a tall latte. Questo è caramel ice latte. Buonissimo. Guarda quanto sono cliché lei con questo caffettino di Starbucks. Reginald si ferma a guardare il mondo. Io me la perdo ogni due secondi. Vi volevo fare un tour un po' più da local, invece vi sto facendo un tour da turista, però non c'è problema perché tanto abbiamo abbastanza tempo per farvi sperimentare anche l'altra parte di lei. Oh, mi sono persa Reginald. Fuck, ho perso Reginald. Reginald, eccola, Reginald, ero tutta preoccupata con le mani nei capelli. Reginald, lo ritrovo. Ah, quello lì, hanno tolto la scritta in rosso. Ah, forse si vede solo la sera che è rossa. È il Roosevelt Hotel. Dicono innanzitutto che sia pieno di fantasmi, che sia infestato. Infatti i prezzi dell'hotel in teoria sono bassissimi. E era stato anche trovato il corpo di una ragazza nel contenitore dell'acqua, nelle falde dell'acqua, non so come dice, sul tetto. E ci sono un sacco di misteri. E forse mi sa che c'era anche il fantasma di Marilyn Monroe. Io comunque mi porto a fare il tour basso della guida di Hollywood. Questo era il teatro dove facevano gli Oscar, adesso ci fanno solo le premiere dei film. Infatti ogni tanto tutta Hollywood Boulevard è bloccata perché c'è qualche premiere di qualche film. Prima però ci facevano gli Oscar e per terra ci sono tutte le impronte delle mani e dei piedi delle più grandi star e attrici. C'è George Clooney, guarda, adesso che lo devo fare, guarda se c'è un nome che riesco a leggere adesso che fa. Ben Stiller e Hunger Games. C'era pure Twilight, mi ricordo che avevo visto, proprio la primissima volta che sono venuta qua qualche anno fa. Sparito, vabbè. Reginald! Mi sono presa questo qui perché Frank quando torna a settembre a Roma si prende la brum brum. Questa la dedico a mio zio Fabio, tanti auguri zio, che ormai sei arrivato al 10° dan di karate. Mio zio è una hit, ho fatto anche karate con lui in palestra, che ha provato a insegnarmi. Zio, se stai guardando, ti mando un bacio grande. Il museo degli Egizi, e qui tornano le mie teorie
di cospirazione, perché I don't fucking trust you guys. Voi bello, voi le sapete le mie teorie sugli egizi e le piramidi. Mamma, comunque dobbiamo andare a visitare le piramidi. Tanto sono felice, mi piacerebbe troppo. Ma è chiuso. Quanto mi piace. Appena torniamo a Roma vi porto in vlog a ballare la techno. No, forse non è una buona idea. Fiore, se stai guardando questo video ti mando un bacino da LA. Ti penso. Hello. The old Clara can come to the phone right now. Why? She's dead. Questa cosa, sparatemi. Buttatemi a mare. È un pochino in mezzo. Mixato alla techno. I like it. Una chiesa laggiù. La chiesa prende fuori. Fuoco prende la chiesa qui a West Hollywood. Ero ironica comunque. Cioè, nel senso, non. Perché qua ci sono un sacco di incendi e non mi piace scherzare su queste cose, ma intendevo il peccato a West Hollywood. Io quando torno da una serata techno, io quando me la sento mercoledì Adams, io quando guardate solo me, io quando mi invitano a una festa, io quando vado alla festa, io quando ho una crisi di identità e non so più chi sono. Reginald! No! L'ho ripersa, Reginald! Ah, eccola lì, eccola lì. Io quando mi voglio vestire sobria, io quando me la sento stripper. Queste sono le collane che si mettono i rapper quando fanno ice ice con le collanine d'oro, però sono fake poser, in realtà non è vero oro ma è tipo sterling silver. Outfit da crisi di identità a Coachella. Greta Gina, la vagina. Oh my god, mi demonetizzano. Maestro, Alfred Hitchcock. Ti ricordi quando mi hai fatto vedere il film quello con gli uccelli di Hitchcock, quello con tutti gli uccelli neri, un'ansia. Mamma mia. Non stavo neanche scherzando stamattina quando ho detto che appena avrei visto un avocado toast mi sarei fermata. Da quando che inizio a mangiare gli avocado toast sono diventata ufficialmente una healthy girl. Oh my god, stop. Il mio stomaco è emozionato che sto mangiando così sano. Questo è l'Escape Room Hotel. Ecco Reginald che si addentra nell'Escape Room Hotel dove non andremo mai. No. Hello. How are we? Care to explore a little more? Don't go missing. So what are you doing down here? No, no. American Horror Story me lo sono vista tutto, ma no, no, chiusa nell'escape room proprio. Thanks, have a nice day. No, no, usciamo da questo hotel, mi ci manca solo che rimango infestata dai fantasmi. Andiamo, mamma, vieni, andiamo nella luce, nel sole, nella gioia, lontano dagli orrori. Basta. Vediamo se trovo qualcosa di carino, perché non ho più vestiti, non ho più nulla da mettere. Comunque adesso andiamo sulla Sunset, nel mio posto dove vado sempre a fare la spray tan, a farmi la spray tan. Così prendo un po' di colore, che sembra un fantasma. Così sono un po' più California. Mio omologo. Sono come tutti gli altri. E vai. Ah, delle volte mi odio, non mi sopporto neanche io quando parlo. E comunque non c'ho proprio voglia di fare shopping. Niente, mi comprerò altri fiocchi per i capelli che sono ormai. Oh my god. Oh. Delle volte mi basta come un maschiaccio, però mi metto i fiocchi in testa.
carino. Non vedo l'ora che mi crescono i capelli per mettermi tutte queste fasce, cose, questi capelli sciolti. Anche se in realtà con i capelli sciolti non mi ci vedo più. Belli anche questi fiocchi. Perché mi piacciono sti fiocchi. Reginaldo, ti ricordi quando avevo uno zaino con il peluche e io ci andavo a scuola? Whatever they want. Crazy. Whatever they want. Madonna, se... Dov'è? Reginald è scappata. Reginald odia i negozi. Quindi è uscita. Crazy. Io quando mi passo il rasoio la mattina e sono le 11 di sera. Qua c'è la mia palestra. Io con i finestrini ho fatto la prima volta yoga. Shavasana alla fine. Una cosa che quando faccio yoga mi... Non è che mi infastidisce, però mi dà un po' fastidio. Quando alla fine tipo ti fanno fare tipo la respirazione e poi ti portano loro a fare... Ah! Perché lo sento, faccio eccolo, lo sto per fare noi tutti insieme. Comunque yoga è... Ti faccio la foto, Reginald. Adesso scendiamo tutto di qua e c'è Sunset Boulevard. E proprio qui alla fine, dove incrocia l'altra strada, c'è il posto dove mi faccio la spray tan. Dica, Reginald. Aspettate che Reginald mi fa la foto qui, nel nulla. Non c'è niente, ma c'è un palazzo e la mia palestra. Domani ce ne andiamo a Santa Monica. Ce ne andiamo al pier sulla ruota panoramica. Ecco, siamo arrivati. Qui ci sta il negozio della spray tan. Questo è il Burger King dove ho mangiato a Pasqua. Canning, era qua? Aspetta. No, mi sa che qua. No. No, qua è dove facevo la manicure, è questo qua. Hi. I want to do a spray tan. Sure. Yes. Yes. So il posto. Hi. Can I? Yeah. Three. Allora questo è il posto. Thank you. Oh my god. La prima volta che ho fatto questo spray tan, per niente devi entrare in questa stanza, no? Entri qua, ti metti in piedi e da lì inizia a spruzzare 30 secondi avanti, poi ti giri e fa 30 secondi indietro. La prima volta non ho preso bene, non ho respirato bene prima che iniziasse, è iniziato all'improvviso, quindi quando è iniziato ho fatto stavo praticamente morendo soffocata, perché non solo me la sono mangiata, ho inalato spray tan, è stato terribile, anche perché a questo odore un po' strano, questo odore un po' fortino. Comunque ci vediamo tra poco e io avrò un aspetto un pochino diverso, sarà nera e voi molto probabilmente riderete di questa cosa. Ma perché ho fatto level 3, perché più scuro meglio è, perché se lo fai, perché almeno dura un po' di più perché fa un caldo infinito. Questa è la cuffietta. Adesso vi faccio ridere, ecco. Ecco i segreti della bellezza. Che battuta stupida. Se chi può bello vuole apparire un poco deve soffrire. Questa è un po' vera in realtà. Oh no. Ho perso il pallino che chiude il mio orecchino. Ma dove è andato? Una cosa che non avevo considerato sono i pantaloncini bianchi. No, non mi sono struccata. Adesso devo andare in bagno e mi sono spogliata, mi devo rivestire. Sempre il primo problema del mondo, Greta. Adesso provo ad andare in bagno con l'asciugamano così. Hi. Some makeup wipes or something to... Thanks. Thank you. Thank you.
siamo al secondo coffee della giornata. In America c'è questa usanza che quando alcune cose di fornitura in casa non servono più si lasciano fuori dalla porta e poi chi vuole se le prende e se le porta a casa. Vabbè, ovviamente questi sono disastrati, però delle volte lasciano sedie, cose e la gente se le porta a casa. Stasera sto evitando e Cipolle è arrivato a casa col delivery. Comunque non ho avuto occasione di dirvi cosa c'è. I don't even care. Non ho avuto occasione di dirvi che cosa c'è dentro questo piatto. C'è formaggio, riso, pomodori, guacamole, fagioli. Cioè tipo qualsiasi tipo di cibo che mi piace. Ok, è emozionato di metterci cose calde d'inverno. Prima bagno vi porto. Andiamo. Sto proprio portando con me, eh. This is terrible.